sei candidato, Michele? No, no, non sono. Ti posso mandare in video? Ah sì, sei libero di farlo. Come la vedi? Conosci Antonio Ribba? Antonio, beh certo, conosco Antonio. Sai che cosa dice? L'emigrato. Esatto, ha fatto delle previsioni. Sì. Lui dice che se non passa al primo turno, e secondo lui passa al primo turno, forse è una speranza. Comunque al ballottaggio. Per lui dici. Per lui. A Duce, ecco. Comunque non c'è speranza per il duo Tosso Acito oppure le singole. Tu che dici? No, io dico che non c'era una possibilità, vabbè, anche se, come l'altra volta, se vanno insieme con le due formazioni, nel momento in cui non credo che ci sono le condizioni per farlo, visto quello che è successo, quello di, proprio i due protagonisti del disastro dell'esperienza Bucci, sono proprio loro due, paradossalmente. Poi la responsabilità è un altro tipo di discorso, però sono loro due i personaggi. Quindi secondo te l'elettorato li punirà? No, questo no, perché poi l'elettorato viaggia con altri parametri, con altri, fa altri tipi di valutazioni. Diciamo è la parte più sensibile, più attenta forse li punirà, ma questo non conta. Azzarda una previsione, dai. La previsione è che se Tosto prende, secondo me, il 25% sarà un grande risultato per lui. Il resto non lo so, quindi poi si gioca molto su quando prenderà Acito, che non credo che possa superare Tosto, non credo. Credo che sarebbe già sufficiente per lui, per gridare vittoria in qualche modo. È un po' vuota la sala, Michele, dai, mo serio. Sì, beh. Io sono stato da Angelo Tosso che l'ha riempita però. Sì, ma sono 400 candidati, gli aspiranti. Sono di più le liste del centro-sinistra. Credo che dovrebbero arrivare. E se non arrivano qualcosa. Cioè. Però comunque si diceva forse negli anni 70, piazze piene, urne vuote. Quindi non vuol dire. Sì, no, assolutamente, non vuol dire niente. Credo che l'elettorato si muove con parametri diversi, non credo che sia un problema di piazza, perché poi alla fine in piazza o in questi luoghi li trovi solo le persone più, o i curiosi. Poi di venerdì sera con la pioggia, c'è Non sono tutte scuse. Chiedere un pronostico, previsione ad Angelo Cotugno. Pronostico per chi? Sì. Per Salvatore Aduce è sicuro che vince al primo turno. C'è il nostro Antonio appunto che dice una cosa del genere, niente ballottaggio quindi. Niente ballottaggio. Che dici? Dell'acqua risponderà a qualche domanda? Credo di sì. L'ultima volta mi ricordo che pioveva a dirotto, 3 anni fa. 3 anni fa, e non andò bene. C'era molta acqua. C'era molta acqua, questa volta invece andrà proverò bene. Proverò a dirglielo, ma secondo me si incazza. Proviamo. Franco. Buonasera, come stai? Abbiamo finito con la pioggia e riprendiamo con la pioggia. Ecco. Questa volta sarà un'altra storia. Ve l'ho appena detto. Sarà una grande storia. Va bene. Secondo una previsione, la vuoi fare? Che non deve essere di tipo propagandistico. Però, Primo turno oppure si va al ballottaggio? Mi auguro davvero il primo turno e credo che il primo turno è abbondantemente alla portata di massa. Se ognuno fa il suo dovere, questa volta non ci saranno sorprese. E tu lo farai? Sì. No. Assolutamente sì. Sono qui a farmi vedere apposta. Oltre che dai tuoi, come dire, dai tuoi attenti fruitori, anche dagli altri, bene che lo sappia. Sala un po' vuota però, Sarà? Sala un po' vuota. No, come no? Noi materiali siamo un po' freddi, piano piano, ci vuole calma e molta pazienza. Ad Angelo Tosto stava stracolmo, Angelo è un trascinatore, Salvatore è un diesel. Michele Morelli, a Franco Dell'Acqua, ad Angelo Cotugno, tutti quanti hanno detto che a Duce passa al primo turno. Tu che dici da candidato? Che sono quarto tra Cotantosenno e confermo ovviamente. Maledizione, è qui Michele Capolupo di Sassi Live. Buonasera. Le tue previsioni cosa dicono? Ne fai innanzitutto? Non mi vorrei sbilanciare. 728 che marzo. Si dice sul tuo portale? No, c'è molto interesse soprattutto per i santini di Sassi Live. Infatti se posso approfittarne invito tutti a mandarli alla mail info@sassilive.it. Però, allora, tu sei stato domenica ad Angelo Tosto, sì. C'era il Duni stracolmo. Sì, una presentazione ovviamente nello stile del presidente, del candidato sindaco e presidente di Data Contact. Invece una... il PD con 9 liste, ben 9 liste, c'ha il Duni vuoto. Attualmente sì, considerando però che
è stato annunciato solo un giorno prima e comunque probabilmente anche il tempo avrà influito sulla mancanza di gente questa sera, secondo me. Posso diventare equivoco? Posso? Ma sentite, può diventare equivoco, se no comincia a girare, a gridare a Duce, diventa equivoco, quindi non si può. Deve essere per forza sobria la nostra campagna elettorale. Salvatore, allora, mo ti devo chiedere una cosa. Tutti stanno insistendo sulla tua non materanità, me compreso, mi sto un po' smottendo sul blog. Però tutti quanti dicono che passerei al primo turno. È una manovra elettorale, una manovra propagandistica, ci credete così? È un'operazione, una manovrona, diciamo, complicata. Nonostante le 9 liste presentate, stasera la sala non è proprio pienissima. Non è orario ancora. Sono quasi le 6. Aspetta, hai visto lo spot? Certo. Aspetta. Aspetta. Beh, hai molto da fare, immagino, adesso. Dovrei... Abbastanza. Sei bocca al lupo, Ciao. Chi è questo attento lettore e commentatore di cose politiche materiali? Francesco Postino in arte Moscu. Giusto. Oh, ho parlato con Michele Moretti. Sì. Con Angelo Cotugno. Giusto. Con Franco Dell'Acqua. Sì. Con Salvatore Alduce. Sì. E gli ho fatto notare che nonostante le 9 liste, la sala Nangestalisciu, tutti dicono aspetta, è troppo presto. Eh sì. Cioè, è passata mezz'ora dall'appuntamento ufficiale. C'è poca gente, quasi. Vuol dire qualcosa? Non lo so, forse sì. Forse sì, Vabbè, come sta andando alla 5 Stelle? Penso bene, perché fra qualche giorno arriva Beppe Grillo. L'attesa è grande, Sì, dovrebbe esserci un po' più di gente. Beh, rispetto alla luce sì. Vabbè, staremo a vedere. Grazie, Posto. Ciao. Ma potuto chi? Baffone o l'altro? Baffone.